Non è una patologia né è tantomeno una malattia, ma è un modo diverso di processare le informazioni che gli vengono rivolte e che quindi hanno bisogno di avere un sostegno e una didattica differenziata che gli permette di poter, diciamo, svolgere le loro funzioni e il loro apprendimento soprattutto in una maniera più appropriata e anche più facile. Come affrontare la dislessia a scuola? E per dare una risposta a questa domanda che è nato il progetto di Zero Spreco, Associazione Nazionale Dislessia e Liceo Piero della Francesca di Arezzo. Questo corso vuol dare degli strumenti scientifici e operativi affinché la scuola diventi veramente il centro della vera integrazione e centro delle vere pari opportunità, perché ogni ragazzo e ogni ragazza possa trovare il proprio posto nella società. Si inizierà il prossimo 6 settembre. Il calendario vede in programma 3 webinar e 3 workshop destinati agli insegnanti. Questo corso nasce dall'esigenza di permettere a tutti gli insegnanti di essere a conoscenza delle caratteristiche specifiche degli alunni con DSA, delle loro peculiarità. Ogni soggetto è un soggetto a sé, ha delle caratteristiche diverse l'uno dall'altro e quindi ha dei bisogni educativi speciali. Per noi è sempre più importante essere presenti nella collettività, nella società, aiutando con tutte le nostre forze e tutte le associazioni che si occupano di questo tipo di problematiche.